Tanto la cooperazione allo sviluppo, nella sua storia, è un'azione messa in campo da soggetti governativi, sempre più non governativi, di paesi sviluppati a favore di territori etichettati, considerati come aree di sviluppo, aree di povertà, aree a volte di emergenze umanitarie, per promuovere delle azioni di miglioramento delle condizioni sociali ed economiche delle aree beneficiarie. Di conseguenza, almeno nelle impostazioni più antiche, poi via via con miglioramenti, però la matrice è attivi i soggetti dei paesi sviluppati in un ruolo di ricettori più o meno passivi, di beneficiari, i soggetti dei territori dei paesi appunto in via di sviluppo. Poi ripeto, lo schema si è già corretto nel tempo sviluppando cooperazione dal basso, partenariati, azioni sul territorio. Questa sensibilità è molto presente in generale nel mondo della cooperazione e lo sviluppo. L'idea dei grandi progetti, soprattutto dei grandi progetti pubblici, delle grandi opere, mi sembra ormai consegnata al passato. L'idea del radicamento, del partenariato è molto oggi più popolare e diffusa. Cosa aggiunge il cosviluppo? Aggiunge un terzo attore, le associazioni e i soggetti del mondo della migrazione. E quindi la rete può essere anche più complessa, ma come base si compone di organizzazioni non governative o comunque soggetti italiani, appartenenti alle società sviluppate. Territori beneficiari del sud globale del mondo, appunto un terzo partner, le associazioni dei migranti come ponte tra i territori da cui originano i progetti e i territori a cui i progetti sono finalizzati. Si è scoperto, ed è vero, che le rimesse nello scenario economico mondiale contano moltissimo. Ci sono paesi per cui sono la prima voce attiva nella bilancia dei pagamenti, molti paesi in cui è una delle prime tre o quattro, penso anche a paesi di media grandezza come l'Ecuador, senza citare casi come El Salvador, l'Eritrea, dove sono Sri Lanka, di gran lunga la prima voce della partita attiva della bilancia dei pagamenti. Quindi le rimesse si è scoperto che sono importanti. Secondo, si è scoperto che sono stabili, tendono a essere resilienti anche rispetto a situazioni di crisi economica e di depressione. Nell'ultima grave recessione mondiale sono diminuite un po' nel 2009, ma nel 2010 si sono già riprese. Quindi hanno anche una capacità di stabilizzazione rispetto alle condizioni economiche e quindi alle condizioni sociali di vita dei destinatari nei paesi riceventi. Certo, c'è un'insidia che la domanda già mette in evidenza, io sono d'accordo, che il rischio è quello di dire, beh, allora piantiamola con i progetti, gli investimenti, le azioni positive da parte di soggetti del nord del mondo, tanto i migranti ci pensano già loro da soli a fare il cosviluppo attraverso le rimesse. È in parte vero, nel senso che le rimesse contano molto di più degli investimenti diretti dall'estero, per esempio, per non dire della cooperazione internazionale, però non bastano, anche perché qui la ricerca sull'argomento dice delle cose che andrebbero tenute presente. A loro volta le rimesse possono generare degli squilibri, non sono di per sé una panacea. Tanto per cominciare, istituiscono una diversità tra le famiglie che ricevono le rimesse e i vicini di casa che non le ricevono. E questo genera anche dei processi imitativi, per cui anche il capofamiglia che non riceve le rimesse avrà un forte impulso e un incentivo a partire anche lui per cominciare a generare rimesse verso la sua famiglia. Questo perché nel frattempo i prezzi dei generi alimentari, per esempio, aumentano, i prezzi delle costruzioni, dei terreni, delle riparazioni domestiche aumentano, alimentati dal circuito delle rimesse degli emigranti. Quindi le ricerche più approfondite, cioè quelle che non si limitano a studiare l'impatto sulla famiglia che riceve le rimesse, ma guardano anche quello che succede intorno, ci dicono che gli effetti sono a chiaroscuro, ci sono aspetti positivi ma anche aspetti
meno positivi nell'invio e poi nella circolazione delle rimesse. Quindi lasciare a se stessi i meccanismi economici, in questo caso le rimesse degli emigranti, sappiamo in generale che non genera effetti sociali automaticamente positivi e benefici per tutti. E in questo caso, trattandosi di sviluppo, trattandosi di paesi e situazioni a basso reddito, dove la differenza tra la precaria sopravvivenza e la povertà è spesso un confine labile, per intervenire con azioni di riequilibrio, di potenziamento, di accompagnamento, di compensazione anche di situazioni in cui le rimesse non arrivano, è un fatto importante. L'economia da sola genera sviluppo disuguale, genera differenziazioni, genera squilibri, e la politica storicamente, con la grande dimensione del welfare state nel nord del mondo, ha cercato di riequilibrare questi squilibri, ha cercato di ricondurre, di canalizzare il capitalismo entro un percorso socialmente sostenibile, entro un percorso capace di generare redistribuzione e miglioramento delle condizioni di vita, se non per tutti, per il più ampio numero di persone possibile. Noi abbiamo bisogno di qualcosa del genere ancora di più, vorrei dire, nei paesi del sud del mondo, proprio perché lì la soglia di povertà è purtroppo superata da un numero molto più grande di famiglie, perché gli squilibri sono ancora più drammatici, perché la precarietà, la fragilità delle condizioni di vita di molte famiglie è molto più evidente, perché sistemi come quello educativo, sanitario, sono sistemi più deboli, ecco. Quindi c'è bisogno di poter correggere uno squilibrio come quello di un'economia basata sulle rimesse, con delle azioni consapevoli che siano in grado di diffondere il benessere, di rafforzare l'infrastruttura dei servizi pubblici. Prima di tutto, le ricerche negli Stati Uniti, per esempio, ci dicono che i migranti più impegnati in progetti di cosviluppo sono quelli più stabilizzati e anche quelli che hanno conosciuto una carriera professionale ascendente. Quindi cooperano di più gli immigrati di successo rispetto agli immigrati poveri. E probabilmente ci sono molte ragioni, ma una è quella di prestigio, sia rispetto alla comunità dei connazionali espatriati, sia rispetto ai luoghi d'origine. L'immigrato di successo a volte è anche contento di poter svolgere un ruolo positivo che gli dà lustro e immagine nei confronti dei luoghi di provenienza. Ci sarà poi anche aspetti maggiormente idealistici, umanitari, legati per esempio ad appartenenze religiose, all'adesione appunto a principi solidaristici che inducono il migrante di successo a voler investire nel suo luogo d'origine. Un secondo motivo è la carriera politica, questo in particolare dove gli immigrati all'estero votano, eleggono, e anche questo, dicono le ricerche, è un incentivo per sviluppare un maggior transnazionalismo, una cooperazione allo sviluppo. Ma in contesti come quello dell'Europa mediterranea c'è un altro elemento che può entrare in gioco, la possibilità che attraverso il cosviluppo si rafforzino le associazioni degli immigrati e si generino anche possibilità di lavoro qualificato per un certo numero di immigrati. Per esempio in Spagna questo è stato un risultato dei progetti di cosviluppo, in particolare in Catalogna, dove gli immigrati si sono istituiti come attore più protagonista anche sul piano politico e sociale della realtà in cui vivono, grazie ai progetti di cosviluppo e ai fondi generati, al rafforzamento delle reti associative derivante dalla partecipazione a progetti di cosviluppo. Nel caso italiano sottolineerei anche l'altro aspetto di cui c'è grande bisogno e carenza di opportunità, ossia la produzione di un certo numero di opportunità di lavoro qualificato per migranti che entrano nei progetti di cosviluppo. Nelle politiche dei paesi riceventi, tutto
tuttora il rientro viene incentivato come una risposta alla povertà degli immigrati, soprattutto in tempi di crisi. Ci ha provato la Spagna, ci prova l'OIM, un po' ci prova anche l'Italia, a cercare di incentivare il ritorno degli immigrati in questo periodo dicendo: c'è la crisi economica, perdono il lavoro, perdono la casa, ma è meglio che tornino al loro paese, diamogli qualche soldo. Questo disegno si scontra con la psicologia dei migranti, i quali generalmente non vogliono tornare da falliti nel contesto da cui sono partiti, non vogliono tornare a testa bassa e con vergogna nei luoghi che hanno lasciato con speranza e orgoglio. Infatti i risultati sono sempre fallimentari di politiche di questo genere. Leggevo qualche giorno fa che veniva presentato come un dato di grande successo il fatto che 1000 immigrati abbiano cercato in Italia di tornare indietro con i fondi per il rientro. Stiamo parlando di 1000 su 5 milioni, vuol dire zero. Se facciamo la tara di quelli che sono arrivati alla pensione, di quelli malati purtroppo o di altre situazioni che hanno incoraggiato il rientro. Allora bisogna cambiare logica e cominciare a dire: il rientro viene visto bene dall'immigrato quando lui ha successo e quando può tornare con speranze di miglioramento ulteriore nel suo paese d'origine, tipicamente quando lui ha messo da parte qualche risparmio e dall'altra parte c'è un contesto economico positivo e che fiorisce, che consente di valorizzare degli investimenti. Ecco, allora è in questo senso che io vedo il cosviluppo come una prospettiva vincente, interessante, significativa. Contesto dinamico del luogo di destinazione, cioè il paese d'origine degli immigrati, in cui possano mettere al servizio dello sviluppo le risorse, i saperi, le esperienze che hanno accumulato nell'emigrazione. Idealmente situazioni che favoriscono questi contesti di vantaggio reciproco sono quelle in cui c'è anche poi un interesse del paese di immigrazione, un interesse del nord del mondo nel incentivare e favorire processi di rete e sviluppo economico nel sud del mondo. Allora ci sono esperienze in cui si fondano delle filiali commerciali, in cui il migrante diventa un tramite per l'esportazione di moda o di altri prodotti dell'industria del cibo, dell'industria italiana. Oppure il migrante attiva dei laboratori, delle realtà produttive che possono poi immettere dei prodotti nei mercati del nord globale. Ecco, quindi non stiamo inventando qualche cosa, ma si tratta di perfezionare, di favorire, di accompagnare dei processi che talvolta spontaneamente già si sviluppano.